Sentiamo l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e lei ha citato cifre enormi che noi spendiamo, anche l'onorevole Russo poco fa ha detto spendiamo 4 milioni al giorno di euro, 4 milioni di, lire, di euro al giorno, sono più delle lire di una volta, no? E lei parlava durante la conferenza stampa 10 milioni di euro che costa l'operazione Mare Nostrum. Sì, 10 milioni di euro costa l'operazione Mare Nostrum alla Marina Militare, cioè l'operazione diciamo militare. Ma cioè noi poi in sostanza, certo, noi cittadini. Noi cittadini ovviamente. E poi a questo si aggiungono altri 4 milioni e 200 mila euro al giorno per l'assistenza dei rifugiati qui in Italia. Quindi in totale sono circa 15 milioni. Al giorno, al giorno. E com'è possibile, ecco la gente che ci guarda e si domanda, ma è possibile che possiamo sostenere queste cifre così esorbitanti quando noi viviamo in crisi perenne? Esatto. Soprattutto quando c'è il paradosso italiano, l'emigrante riceve 30 euro al giorno e poi sono i nostri concittadini che stanno nelle automobili di notte a vivere nelle automobili. Il paradosso italiano questo è stato detto. E com'è possibile una cosa del genere? È possibile perché c'è un buonismo, c'è un politicamente corretto, come diceva prima la Russa, che è insostenibile. Se noi non rompiamo questi luoghi comuni, questi atteggiamenti, non usciremo mai dalla crisi economica. Noi nel mentre non abbiamo soldi per le scuole, non abbiamo soldi per la disoccupazione, non abbiamo soldi per i servizi sociali per gli italiani, non abbiamo soldi per poter fare, aiutare le nostre imprese, spendiamo questi soldi che tra l'altro non servono a nulla, servono non per risolvere un problema, ma per creare un nuovo problema, perché quelli che noi accogliamo qua poi diventeranno delle persone che faranno le sacche di emarginazioni che non si riusciranno mai a risolvere. Voi siete venuti qui ad Augusta per una campagna di mobilitazione, è stato detto, oggi 8 agosto, incominciate da qui. Esattamente cosa chiedete alla gente? Che firmi, che partecipi, che cosa con precisione? Noi innanzitutto non andiamo in vacanza, l'8 agosto siamo qua, siamo mobilitati e ci rendiamo conto della difficoltà degli italiani e dell'emergenza che stiamo vivendo. La nostra mobilitazione si farà in due modi, da un lato una grande raccolta di firme a livello nazionale e poi una mobilitazione in tutti i centri in cui, come Augusta, in cui questo problema si fa sentire molto forte. Vogliamo giungere a una grande manifestazione a settembre, possibilmente a Roma, che mobiliti tutte le popolazioni del sud per dire no all'operazione Mare Nostrum. E ci sono operazioni, lei diceva, anche perché abbiamo il rischio dell'Ebola, vogliamo dire qualcosa riguardo a questo? Sì, e concludo perché devo scappare. Due aspetti in più. L'emergenza sanitaria. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza Ebola e quindi ed è presente nell'Africa occidentale, quindi potrebbe arrivare anche in Italia se non ci sono controlli rispetto ai flussi migratori. E l'altra emergenza è quella del fondamentalismo islamico che sta esplodendo in tutto il Medio Oriente, tutta l'Africa del Nord, e potrebbe arrivare anche attraverso l'immigrazione in Italia per creare un Islam fondamentalista anche in Italia. Sono due pericoli in più che non ci possiamo permettere. Sanitario e culturale, grazie.